affiancamento ai luoghi tipo Piazza Dalmazia, Careggi. Cioè mi sembra una roba simile alla storia che ha in Italia le donne. Cioè... No, praticamente, cioè, tutti gli album ci sono un sacco di donne, sono Cara Elisabetta... Sto fermando? Sì, proprio lei. Mettiamo su YouTube. Sì, e invece in tante altre c'è la descrizione, sono da solo in Piazza Dalmazia, pur sono andato su a Careggi, e ti dai importanza questi uomini molto forte, cioè... Ha messo incredibile. Sì, quasi morbosa, come un buon accattamento alle donne mie, no? Anche i luoghi, però volevo sapere se c'era una comparazione, come si può dire, un legame. Faccio prima dell'attaccamento al quotidiano, no? Cioè il quotidiano, posti cioè, apparentemente anonimi, così, diventano per te importanti, quasi simbolici. E così le donne mie mi fanno le mie canzoni e così anche i luoghi, che apparentemente ormai non sono Piazza del Marcio, non è una piazza bellissima, però è la piazza dove sono andato da piccolo da ragazzi, quindi per me sono un barolese. Poi la metti nella canzone, la canzone piace a più di due o tre persone e diventa a suo modo in qualche modo famosa questa piazza, per dire. Cioè uno deve fare delle cose che conosce in generale, no? Secondo me nella vita. E quindi io conosco Piazza Dalmazia, conosco Parigi, parlo di quello che conosco. Sì, ma sarai stato, non so, a Parigi. No, ma è stato. Verona, ancora, poi la parlo spesso di Verona. Parlo di delle cose che conosco. Un piccolo mondo, insomma, crepuscolare. Quindi non c'è nessuna interazione con le ragazze. C'è questo aspetto molto con le vie e le donne. Le vie sono vie e le donne sono vie. Direi che quarto più non si fa sentire la parte specie, non sono nella lunghezza d'onda, a qualche birra magari mi sono scoperto.